questo tutorial vedrete un trucco vintage ispirato agli anni 50 e soprattutto a quel meraviglioso periodo che era appunto la dolce vita. E prima di procedere al trucco, ho voluto sempre eseguire il test cromatico. Procedo quindi con la detersione. La detersione è un fattore molto importante per la pelle e utilizzo una mousse micellare che con dei movimenti rotatori espulsivi mi aiuteranno a rimuovere qualsiasi traccia di make-up sul viso. Nebulizzo sul viso il tonico, grazie al nostro tonico di nome appunto Mist & Fix. Sollevo le sopracciglia con lo spazzolino e vado ad applicare quindi il nostro primer. Il primer va applicato con un pennello dall'interno verso l'esterno con un movimento detto appunto a ventaglio. Una piccola raccomandazione è quella di non mai massaggiare il primer, ma di lasciarlo asciugare sul viso. Attraverso la comparazione dei due cerchi autunno e primavera andremo a notare quali sono i colori che più si valorizzano il viso di Maria Teresa. Sicuramente Maria Teresa ha un sottotono caldo e la sua stagione è sicuramente la primavera. Nella zona piloculare con il pennellino 210, che è un pennellino sintetico, vado ad applicare il correttore vaniglia, perfetto sulle carnagioni chiarissime come quella della nostra modella. Con una spugnetta vado a picchiettare nella zona piloculare per sfumarlo perfettamente. Passaggio successivo è l'applicazione del fondotinta. Il fondotinta che ho scelto per Maria Teresa è il Flawless 102 City Rosé. È un fondotinta con una sfumatura leggermente rosata che andrà ad eliminare quell'aspetto giallino che ha appunto la pelle. Applico sulle labbra anche un balm, questo mi renderà le labbra sicuramente molto più idratate e nutrite. Negli anni 50 si puntava soprattutto su questa carnagione diafana, poiché dopo la Seconda Guerra Mondiale, diciamo, dove appunto l'incarnato era purtroppo sofferente a causa dei vari problemi legati ovviamente al dopoguerra, negli anni 50 ritorna proprio la diva, come negli anni 30, una diva che vuole avere un incarnato molto chiaro e quindi attraverso l'utilizzo dell'highlighting, quindi grazie al correttore vaniglia, vado ad illuminare ulteriormente sia la zona orbicolare che la zona centrale del viso, avendo cura anche di applicarlo nella zona appunto della cresta del filtro tra il naso e le labbra e sul centro del mento. Sfumo sempre il tutto con la Beauty Blender. Vado poi a fissare con un pennello a goccia ed un po' di cipria lilla il correttore nella zona orbicolare. Questo mi farà sì che non si sciolga. E vado poi ad applicare un rossetto dei toni del Pesca Albicocca che andrà a scaldare il centro delle guance. Fisso tutto il viso con un pennello e una cipria sempre color lilla, soprattutto partendo dalla zona T, quindi fronte, naso e mento, e non dimenticando sempre la parte esterna del viso, quindi sia sotto gli occhi che il perimetro che il collo del viso. Solo verso l'alto le sopracciglia per dare un effetto lifting al pelo e con il pettinino vado ad abbassare leggermente le punte. Lo fisso con un fissatore appunto trasparente. E con una matita color castano 102 Chatin vado soprattutto a sollevare l'apice, cosa molto diciamo in voga negli anni 50, poiché l'occhio doveva essere assolutamente tirato verso l'alto e gli apici rivolti verso la fronte. Con un correttore color vaniglia, un pennello piatto, vado a definire l'arcata sopraccigliare e la sfumo verso il basso, per avere appunto un effetto uniformante anche nel colore della pelle delle palpebre.
matita marrone 106 Enigma Brow vado a definire e disegnare il taglio, detto appunto cut crease. Questo tipo di make up era già presente negli anni 30, negli anni 50 comunque continua ad andare in voga, pensate, fino a tutti gli anni 60. Infatti sia l'eyeliner che questo effetto, diciamo, di definizione della palpebra fu proprio in voga per circa 20 anni nella storia del make up. Con un pennellino di taglio obliquo vado a sfumare la matita verso l'esterno, quindi verso il punto luce, seguendo un movimento di avanti e indietro, detto anche a pendolo. Con un correttore e un pennello piatto vado a ridefinire proprio il taglio netto sia nella parte esterna dell'occhio che anche sotto la linea tracciata appunto con la matita tra la piega palpebrale e la palpebra mobile. Ombretto marrone, fisso la matita marrone e sfumandola dall'interno verso l'esterno e utilizzo un pennellino sottile a goccia che mi aiuterà a sfumare meglio l'ombretto. Con invece un altro pennello in setola naturale andrò praticamente a fissare un ombretto leggermente color champagne, leggermente setoso, sulla palpebra mobile. Questo mi aiuterà a creare un contrasto netto tra la parte superiore opaca, dove appunto abbiamo sfumato la matita, e l'ombretto della palpebra mobile. Con un eyeliner in cake vado invece a definire la forma dell'eyeliner. Questo eyeliner veniva detto appunto a forma di losanga, doveva tirare in sull'occhio. Questo era un eyeliner molto in voga in quegli anni, utilizzato ad esempio molto anche dalla stessa Maria Callas. Come vedete è proprio come se fosse un piccolo trapezio che dall'angolo esterno dell'occhio poi scivola verso l'interno dell'occhio. All'interno dell'occhio, quindi nella congiuntiva, detta anche waterline, vado ad inserire una matita color burro. Con il mascara incurvante vado a pettinare e definire bene le ciglia, creando un effetto proprio ciglia finta, costruito, poiché le ciglia erano sicuramente molto molto importanti in quegli anni. La firma del trucco è sicuramente siglata dal rossetto. Il rossetto in quegli anni doveva essere assolutamente rosso. È un rossetto, diciamo, di una fiammata tendenzialmente calda, tipica degli anni 50. Con una matita da sopracciglia color castano vado anche a disegnare i classici nei che erano tipici degli anni 50. La stessa Marilyn Monroe li accentuava con una matita marrone. E Maria Teresa adesso passa nelle mani di Anna Crolla, che è la nostra hairstylist, che andrà a creare la conciatura sulla nostra modella. Le perle sono un classico must have degli anni 50, il classico filo di perle che cosa fa? Dà luce al viso e sicuramente conferisce un aspetto piuttosto sofisticato. L'outfit è stato curato da Claudio Marfurt, dalla sua collezione abbiamo appunto preso un tubino nero classico degli anni appunto 50 e allo stesso tempo una cappa in velluto con un bordo in raso color champagne che richiama sia il colore dell'ombretto che il colore delle perle.